Ciao, benvenuto su Nasce Skate. Io sono Ale Asso e nel video di oggi andiamo a parlare dell'importanza del riscaldamento e dello stretching prima di salire sulla tavola. Let's skate! Questo in realtà è un argomento che quando avevamo 20 anni non ce ne poteva fregare di meno, ma passati 30 diventa fondamentale. Io ad esempio in tutti gli sport che ho praticato, le volte che mi sono fatto male sul serio, mi sono successi tutti dopo 30 anni e tutti in due condizioni. O quando ero troppo stanco, ho detto ok, faccio l'ultima e finiva male. Oppure la maggior parte delle volte è proprio quando partivo forte senza essermi riscaldato prima. E infatti adesso non c'è attività fisica che faccia che prima non mi riscaldi per bene, perché ho già capito come va a finire e voglio evitarlo. Per quanto riguarda il riscaldamento, in realtà parliamo di una serie di esercizi fatti in movimento che gradualmente preparino il corpo, i muscoli e le articolazioni all'attività fisica a full sprint che poi andremo a fare in seguito. Mentre per lo stretching si parla di esercizi spesso statici che servono ad allungare i muscoli e renderli più flessibili prima dell'attività. E alla fine del video vi lascerò la sequenza che io uso sempre prima di andare in skate. L'ideale è partire con un graduale riscaldamento per appunto cominciare a mettere i muscoli in temperatura, un leggero stretching e poi l'attività. Importante è non esagerare con lo stretching prima dell'attività, perché lo stretching diventa molto più efficace quando il muscolo è ben caldo, perché se esageriamo con riscaldamento a freddo rischiamo di mettere i muscoli in troppa tensione, che diventa controproduttivo. La funzione del riscaldamento è appunto far entrare in temperatura i muscoli, sciogliere le articolazioni, preparare in generale il corpo a un'attività fisica più intensa. Non solo per quanto riguarda avere effettivamente delle prestazioni migliori, ma soprattutto di ridurre drasticamente il rischio di infortuni, perché un muscolo caldo è molto meno suscettibile a stress e a strappi. Inoltre, avere muscoli pronti e reattivi ci darà la possibilità di reagire meglio quando stiamo per cadere o quando stiamo per perdere l'equilibrio sulla tavola. Perché nello skate diventa molto importante poter reagire istantaneamente e in maniera rilassata senza stressare il muscolo, perché se cadiamo col muscolo teso e bloccando le articolazioni è là che c'è il maggior rischio di infortuni. D'altro canto, la funzione dello stretching è quella di allungare il muscolo e di aumentarne la flessibilità, il che diventa molto importante per avere movimenti più fluidi e ampi una volta che siamo sulla tavola. E adesso vi lascio con la sequenza che io uso sempre prima di iniziare a andare a skate. Thank you.
Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video. Se vuoi supportare il canale, iscriviti e lascia un mi piace. E adesso è ora di darci dentro sul longboard. Let's skate!